Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dove vi mostro gli acquisti che ho fatto a agosto. Anche se ormai siamo praticamente a ottobre, però insomma i libri non scadono mai e non hanno quasi mai, ecco, una stagione precisa. Per cui anche se sono un po' in ritardo con i tempi, ci tenevo a mostrarvi gli acquisti appunto che ho fatto ad agosto. Come al solito giù nell'info box troverete i link di tutti i libri che vi mostro. Sono un po', non mi soffermerò più di tanto sulle trame, comunque appunto nei vari link troverete tutto. Allora, voglio partire con due libri che nello scorso video, credo, degli acquisti avevo detto che avrei aspettato di leggere il primo libro prima di prenderli. Poi che cosa è successo? È successo che mi sono resa conto che questi due libri, questa trilogia anzi, non si trova nei negozi, né fisici né online, si trovano solamente usati. E ho trovato un'offerta su Vinted molto vantaggiosa, praticamente si può dire quasi che non li ho pagati, e sono The Invasion of the Tirling e The Fate of the Tirling, credo si pronuncino così. Comunque sono il secondo e il terzo libro di questa trilogia. Non so, volevo... Mi ispirava questa trilogia e l'ho presa un po' a scatola chiusa. Sono dei libri molto carini, all'interno di ogni capitolo, d'inizio capitolo abbiamo delle illustrazioni, hanno appunto anche delle illustrazioni a colori, niente, vi farò poi sapere come sono. Si trovano queste copie usate su Vinted, se ne trovano tante, se siete appunto interessati. Di solito quando faccio delle collaborazioni in digitale o comunque quando leggo dei libri in digitale e questi libri mi piacciono particolarmente, io poi acquisto in cartaceo il libro perché mi piace averlo. Avevo letto tempo fa, credo un annetto fa, il primo e il secondo libro della trilogia di Constance S, che è La coscienza di Cain. Il primo libro, Il patto, il secondo libro, Il fattore scatenante. Mi erano piaciuti molto e quindi ho voluto acquistarli in cartaceo. Ho acquistato appunto il primo libro, Il patto, che ho riletto, e l'autrice poi è stata così gentile da mandarmi appunto il secondo e la prima parte del terzo libro, che invece è L'enigma dell'acqua. Anche il secondo libro l'ho riletto, il terzo l'ho letto. Del terzo ve ne devo parlare nel wrap up di settembre. Comunque è una trilogia che mi è piaciuta moltissimo, sto aspettando l'ultima parte, però ve la consiglio. Un urban fantasy ben curato, ben scritto, i personaggi sono secondo me il punto forte di questi libri, soprattutto Cain. Sono dei personaggi ben caratterizzati, ben curati, dei personaggi complessi. Vi consiglio questi libri perché veramente si leggono con una facilità incredibile, intrattengono bene, sono ben scritti e quindi se vi capita, straconsigliati. Tempo fa avevo letto La valle degli specchi, ve ne ho anche già parlato, era una collaborazione che avevo fatto in ebook con l'autrice e ho voluto poi prendere il cartaceo, ma l'autrice, ho chiesto all'autrice appunto se ne aveva una copia così da prendere con la dedica. L'autrice invece ha deciso di omaggiarmi anche della copia cartacea che io ho già incartato, perché come sapete, se non lo sapete ve lo dico, in casa mia ho un problema di muffa, questa muffa che non se ne va, e i libri purtroppo se non li incarto li devo buttare. Cerco sempre prima di parlarvene e poi di incartarli, ma a volte me ne dimentico, e quindi come è successo con questo. Ora poi c'è anche la luce, non vorrei accecarvi, quindi vi metto poi un'immagine qua. Comunque, un dark fantasy che vi straconsiglio, scritto molto bene, un libro di esordio veramente ben fatto, ben curato, i personaggi mi sono piaciuti tantissimo, e parte tutto con una regina che non può avere dei figli e fa un patto con un dio che però appunto chiederà qualcosa in cambio. Mi è piaciuto moltissimo, un libro che veramente vi consiglio, e è autoconclusivo. Poi altri libri acquistati che però penso di non avere letto, questi qua che vi mostro adesso. Allora,
di Elisabetta Giacalone, Bloody Christmas, edito Buca Book, un libricino molto molto piccolo, costo di copertina 12 euro, un horror dove, da quello che ho capito, Babbo Natale è il cattivo, però sinceramente non ho proprio letto la trama, perché essendo così piccolo, sono tipo poco meno di 100 pagine, non voglio spoiler, ho solamente visto che aveva delle buonissime recensioni e quindi l'ho preso. Poi, Le ossa dei morti di Miriam Palombi, edito Dark Zone. Questo è un libro che avevo in wishlist da tantissimo, 12,90 il prezzo di copertina. Vi leggo un pezzettino della trama, perché io le trame non le leggo mai fino in fondo, voglio comunque avere un po' di sorpresa. Di solito mi soffermo più a leggere le recensioni senza spoiler. Comunque, allora, la casa nera è un'oscura presenza arroccata sulle pendici del lago Rivonero, come un enorme magnete nel tempo ha attirato nefandezze di ogni genere. Eric Damiani, vittima da bambino di un drammatico incidente, non vi ha più messo piede. Ora la scomparsa dello zio Jacopo lo costringe a varcare di nuovo la soglia della casa nera. E non leggo altro, comunque mi ispirava veramente tanto. Poi ho acquistato anche di Mirko Micheletti La Barrantana. L'ho preso più che altro perché questo libro ha la copertina uguale a Le streghe di Mon Valley, che è un libro che io ho amato, e non so perché, sono rimasta, mi ha catturato. Vi leggo anche qua un pezzettino di copertina di trama. Mentre ispeziona la soffitta della casa della nonna deceduta a Striera, Gianluca apre un cassetto di una vecchia credenza e vi trova sorprendentemente un manoscritto dove vengono narrate le vicende di alcune streghe che hanno vissuto in quella piccola frazione di Albisola nel 1700. La Barrantana era fra le sorelle la più bella e la più intelligente, abile guaritrice, mal sopportava di essere considerata una strega. Buona per una sveltina o le volte che bisognava farsi curare malanni del corpo o della mente quando erano insopportabili. Per questa ragione, ma non solo, l'odio l'ha trasformata in una vera strega. E non continuo, comunque mi ispirava a me, i libri con le streghe mi piacciono, lo sapete, quindi ho voluto prenderlo. Poi ho preso su Vinted perché non si trova da nessuna parte nuovo La strega di Londra, che praticamente è tenuto in condizioni perfette, di Andrea Nataloni. Mi ispirava tantissimo, l'ho trovato a un euro su Vinted, ambientato nel 1881 a Londra, abbiamo una strega, quindi mi è bastato questo per acquistare questo libro. Poi ho acquistato Paradox di Adriana Moccia, mi sembra sia il primo di una dilogia se non sbaglio. Anche questo mi ispirava, avevo letto delle buone recensioni, ho voluto prenderlo. Vi farò sapere com'è, non so se acquisterò poi subito il seguito o aspetterò prima di leggere questo, vedremo, lo scoprirete anche voi. Poi ho acquistato Blueberry Fantasy Edizioni L'Occhio della Moira, questo qua però è stato ritirato dal catalogo della Blueberry, quindi non so se si può trovare o no, io comunque l'ho preso perché la storia mi ispirava molto, mi sembra sia un urban fantasy autoconclusivo, la storia mi ispirava e quindi ho voluto prenderlo. Poi ho preso Nel Bosco Oscuro di Anna Mantovani, questo è un retelling della favola di Fantaghirò e siccome io sono un amante di Fantaghirò mi è bastato per acquistare questo libro e non ho voluto leggere niente, l'ho preso e vi farò sapere. Poi, ultimi tre libri, ho preso il primo libro di una quadrilogia di Sandra Sammito, Transcendent, il primo appunto è Il Dono. Ne ho sentito parlare molto molto bene su Instagram, ho preso intanto il primo, poi vedremo di prendere anche gli altri. Mi ispirava molto, appunto ripeto, le recensioni erano molto buone e quindi l'ho preso, vi farò poi sapere anche questo com'è. Poi ho preso due libri invece su IBS perché c'era lo sconto del 40% più avevo un ulteriore sconto perché
ho la carta platino e alla fine ho voluto prendere questi due titoli. Ho preso Dark Crystal, che appunto è il romanzo da cui hanno tratto poi il film mi sembra tipo degli anni 80, è dello stesso autore di Labyrinth, Labyrinth ce l'ho di già e niente, ho voluto prendere anche questo, questo come l'altro ha in fondo delle belle illustrazioni, dei bozzetti di disegni e ho voluto prenderlo. Il film a me piace moltissimo, vediamo com'è il libro. E poi ho preso Globalia, questo dovrebbe essere un distopico, è un bel mattoncino di 430 pagine, forse non è un distopico ma è un abbiamo un utopia, non una distopia. Comunque lo leggerò e vi farò sapere le recensioni. Avevo letto la trama, mi ispirava molto, l'ho comprato, poi sono andata a vedere le recensioni e non sono proprio così magnifiche, però lo leggo, lo leggerò comunque volentieri perché la trama mi ispirava. Ok, quindi questi sono stati gli acquisti che ho fatto ad agosto. Fatemi sapere se avete letto qualcosa di questi libri, se avete dei libri da consigliarmi o cosa state leggendo, cosa avete intenzione di leggere. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo in un nuovo video. Ciao ciao!